ci troviamo con Antonio Colombo che ha contribuito al restauro e poi con Menardo Giancarlo Restauri. In che cosa è consistito il restauro di questa statua? Sì, allora il restauro è consistito soprattutto nella pulitura, anche perché la statua presentava una ampia comunque superficie aggredita dai licheni, che sono dei batteri vivi che vanno rimossi, altrimenti fanno sì che tutto il monumento, la statua, questa scultura possa essere, come dire così, compromessa. Ed è stato fatto il tutto grazie al contributo di Antonio Colombo. Sì, che non voleva essere nominato, ma visto che qualcuno ha insistito. Ciao. Vabbè, io sono presente. Quando ho visto questa statua mi sono innamorato. E mi è sembrato strano che fosse così sottostimata e non avesse la considerazione che meritava. In un ambiente come questo, ambiente nel quale chi guarda fuori dalle camere dell'ospedale chiede un aiuto, se ci crede chiede un aiuto a questa statua e a quello che rappresenta questa statua.